55esima edizione del Vinitaly. Siamo andati nel padiglione Sicilia per raccontarvi cosa pensano i produttori di questa edizione, ma soprattutto vogliamo sapere se il Vinitaly è ancora al centro del mondo del vino internazionale. Vinitaly secondo me ha due facce, una è quella del Made in Italy. Il Made in Italy penso proprio come espressione, un'aggregazione di tutte le aziende italiane che stanno unite e ricevono e ospitano importatori e operatori da tutto il mondo. La cornice è stupenda perché Verona è una città meravigliosa e quindi c'è anche il sapore di quella che sono le città d'arte, le città di cultura, quindi questa è la parte Made in Italy. Il business c'è sempre stato perché è una fiera rivolta a più che ai consumatori, a quelli che sono gli operatori di settore, quindi si lavora bene, bisogna organizzarsi il Vinitaly. Ecco, probabilmente le aziende insomma, che sono ai primi anni al Vinitaly devono imparare a pianificarsi gli appuntamenti dentro i propri stand. Quest'anno le Tenuture Siadi stanno avendo delle ottime buone impressioni, abbiamo un Vinitaly 2023 ricco di visite e di molta movimentazione soprattutto dei mercati esteri. Vuol dire che i commerciali hanno lavorato bene, questa è cosa fondamentale, e che i vini siciliani vengono sempre più apprezzati. Noi delle Tenuture Siadi stiamo puntando su nuovi progetti, quelli dell'Orange Wine, che è una novità che abbiamo portato al Vinitaly, o dei due Nerelli che vengono da due zone di produzione diverse, del Nerello Mascalese che vengono poi blendati. Queste sono le novità che presentiamo al Vinitaly e oggi i nostri clienti ci stanno dando una ottima e buona attenzione. Ma direi che è una percezione positiva, abbiamo avuto veramente parecchie visite, molta gente, molti stranieri, quindi direi posso valutare positivamente questi due giorni molto intensi di lavoro, quindi è un bel segnale. C'è una certa preoccupazione in generale su quello che è il mercato, però qualche segnale positivo tra Provine e Vinitaly sta venendo fuori, quindi dobbiamo essere ottimisti. Ho avuto un'ottima impressione, è stata l'occasione per incontrare tantissimi clienti, sia italiani che internazionali, e l'occasione anche di parlare un po' delle novità di casa nostra, quindi abbiamo presentato uno spumante metodo classico, la uve Nerello Mascalese della linea Sosta Tressanti con 60 mesi di affinamento sui lieti. Ne avevamo già prodotto 800 bottiglie nel 2018 per festeggiare i 120 anni dell'azienda, ci è piaciuto e abbiamo deciso di metterlo in commercio, quindi abbiamo atteso 6 lunghi anni e quest'anno a Vinitaly abbiamo aperto le prime bottiglie. Sicuramente è un ottimo Vinitaly, è sempre un momento magico di condivisione con quelli che sono i nostri clienti, estimatori, ma anche con i produttori, perché è sempre bello scambiare le nostre idee, i nostri progetti e vedere come cercare sempre di fare il nostro meglio. Abbiamo presentato l'anno scorso la prima annata di Bollisine, quest'anno presentiamo la nostra seconda annata, una 2018, sono due metodi classico, un metodo classico di Nero d'Avola, uno stato di Nero d'Avola, e un metodo classico di Grillo. Siamo argentini, quindi vitigni autoctoni sono il Grillo e Nero d'Avola, tant'è che abbiamo deciso di spumantizzarli. L'esperienza è stata più che positiva, come del resto gli ultimi anni ci hanno confermato. Quest'anno abbiamo avuto una messa di premi non indifferente, i nostri partner delle Nord Italia che sono venuti a trovarci hanno avuto modo di apprezzare tutta la nostra produzione. La fiera fortunatamente migliora di anno in anno, l'afflusso è sempre più selezionato, sempre persone più competenti che apprezzano sempre di più i nostri prodotti. Situazione molto positiva di questa edizione del Vinitaly, c'è più business, più gente, si sente nell'aria una vivacità, un interesse maggiore. Voi sapete che noi veniamo da anni di pandemia, la precedente edizione era un po' sottotono, c'erano pochi operatori stranieri e quest'anno finalmente c'è un rinnovato interesse per il vino italiano e il vino siciliano, che è la cosa che ci interessa maggiormente. Solo questo aggettivo, pazzesco, non immaginavo neanche lontanamente che potesse accadere una cosa del genere. Sarei ipocrita se dicessi che non mi aspettavo qualche medaglia, qualche riconoscimento me l'aspettavo e il mio, come dire, obiettivo massimo era quello di poter anche quest'anno essere la cantina dell'Etna che avevo ottenuto più successi. E già
era un riconoscimento importantissimo per l'Ettore e per il mio territorio, ma essere designata come la cantina dell'anno al Vinitaly, al di là di ogni più rosea previsione, non lo so, infatti spesso la sera torno a casa e mi do dei pizzichi per dire sogno o son desto, forse sto sognando ancora. Credo che la cosa più importante è che molti paesi che l'anno scorso non potevano venire a causa delle restrizioni del Covid sono presenti e quindi tutto il mondo asiatico, Cina, Giappone in testa, Hong Kong, Singapore, tutti i nostri importatori di quest'area sono venuti e quindi c'è questo valore aggiunto. In più io respiro un'aria positiva perché diciamo abbiamo messo dietro le spalle questo momento drammatico che è stato quello del Covid e quindi la gente ama uscire, ama frequentare i ristoranti, ama bere fuori e aziende come la nostra che è orientata esclusivamente alla ristorazione gode di questo momento. Siamo veramente molto soddisfatti di questa seconda annata qui presenti al Vinitaly con una nuova identità. Siamo venuti qui anche per presentare le nostre quattro referenze nuove, di un rosato, il Coraline, un metodo classico di uve Cataratto e Chardonnay, uno zibibbo secco del nostro vino più rappresentativo di famiglia che è l'Honoris Causa.